Eccoci, ci siamo al sondazzo in questo lunedì, in questa settimana corta anch'essa, sì, perché c'è una festa in mezzo, ma insomma a noi che ce ne frega, cioè ce ne frega, ma ancora, insomma, per il momento non pensiamoci, pensiamo invece al sondazzo di oggi, cari amici del vostro caro, dolce, amaro, amato, odiato, umano e disumano, amico G, l'unico vero sondazzo di mondo. Bene, non pensateci, perché dice il G, no, dico io, perché non andare su un'isola? Beh, recentemente siamo stati in Sicilia, ma perché non andiamo anche in Sardegna ogni tanto? Sì, andiamo a Sardegna, sì, il sondazzo è centro, sud, nord, isole comprese, per cui quindi io pensavo di fare quella situazione in cui io dico l'ho uccisa, ma normalmente io uccido le galline, sì, io mai mi sono provato, ma voglio dire, così nella finzione ho ucciso la mia gallina, sapete, ma trovandomi in Sardegna ho pensato, io quasi uccido un altro tipo di cosa, di sì, vabbè, tanto avrete già capito, dai. E allora subito a fare un numero, via, vediamo come reagiscono, ecco, sì, ecco fatto, sì, ecco qua. Sì. Sono molto disperato. Sì, vediamo. A parte loro, insomma, gliene frega loro, voglio dire. Sì, che è successo? C'è un rumore. Quindi rumori ce ne sono sempre tanti. Ecco, vabbè, niente. Oh, per carità di Dio. Si va da un altro. Sì. Ok. Sì. Bellino, facciamo anche il numero, però cioè, sono fermato al prefisso che devo aver fatto tutto. Ho visto. Allora, bene, dai, forza. Bene, sì, ecco fatto. Ora sì. Oh, come sono disperato, l'ho uccisa, sì, ma rispondete, buaiolo. L'ho uccisa! Pronto? Pronto, l'ho uccisa, l'ho ammazzata, perché? Pronto, io ho fatto un numero per trovare una voce umana che mi capisse, mi dicesse cosa devo fare, perché io l'ho uccisa! Ah, questa sarebbe la voce umana? Non era una voce né tanto meno umana, proprio niente. Ma io lo richiamo. Che l'ho uccisa, Sì. Sì. Pronto? L'ho uccisa! E allora, cosa vuoi? Io voglio sapere cosa devo fare, non è lì. Cosa sa? Vai dai carabinieri se l'hai uccisa, vai. No, non ci vado dai carabinieri. Va a cagare, tu e chi sei? Vai a cagare. L'ho uccisa! Come va a cagare? Ma uno cerca conforto, cerca a cagare. Chi sono io? Caro che ora evidentemente. Zitto. Ecco, sì, ecco. L'ho ucciso, ho richiamato, sì. Prima lui non ha detto niente, lei mi ha mandato a cagare. Tu altrettanto! A cagare! Stronzo. A cagare! Ma scusa, io altrettanto stavo parlando per conto mio. Va bene, andiamo ancora a chiamare questa sacra famiglia. Ma perché devo essere stronzo? Sì, ma perché l'ho uccisa? Ma che ne sai? Io l'ho uccisa, capisci? L'ho uccisa! Ho bisogno di conforto! Solo di conforto! Capisci che l'ho uccisa? Io l'amavo tanto! L'amavo, e perché l'ho uccisa? Perché? Ah, l'ho uccisa. Io l'amavo tanto, ma lei andava sempre con gli altri, si metteva sempre a pecorina, L'ho saputo, l'ho visto anche. E io allora l'ho uccisa, capisci? L'ho uccisa! Che cosa devo fare? Perché lasciano il telefono staccato e non mi parlano?
Beh, se non mi parlo sentiamo se dicono qualcosa loro. Non porto un cazzo, sai, zitto. L'ho uccisa! Io l'ho uccisa! E sta telefonando a Carabinieri, questa cosa la sentite? Non riusciamo a capire che cosa. Accidenta telefonini, eh? L'ho uccisa! L'ho uccisa! Vabbè, ha riattaccato. Proviamo a richiamare. Ma è roba, eh? Quello già stava telefonando. È 112, 113, o che ne so. Ah, ora è staccato. Vabbè, d'accordo. L'ho ucciso, no? Ma è roba da pazzi. Hai capito? Andiamo da qualcun altro. Sì. Già, ma io. Aspetta. Sì, il prefisso? Sì, eccolo qui. Ok, il numeretto? Sì. Ecco, vai. Andiamo da qualcun altro a dire, l'ho uccisa. Ammazzata. Mio Dio. Purtroppo però. Niente, eh? Ah, niente? Va bene, per carità di Dio. Tra tutte le persone a cui ho telefonato, una sola ho trovato. Una sola. E ha telefonato alla miniera. Sì, vai. E vai. Du. Certo, puoi chiamarlo e dire sono il maresciallo Bamburi. Cazzo, a chi mi hai chiamato? A chi mi hai telefonato? Pronto. L'ho uccisa, signora, l'ho uccisa. La sento poco. Sarà meglio lasciare perdere con lei, signora. Signora? Sì? Lasciamo perdere. Sì, che non la sento. Sì, non importa, signora, sarà per un'altra vita. Arrivederla? Arrivederci, ma chi è? Non ho capito. Non importa, signora, ho sbagliato numero, signora, ho sbagliato. Ha capito? Le pulizie, no, signori, si sporca e non si pulisce. Arrivederla, ho sbagliato numero, signora. Telefoni fra un pochino. No, ho sbagliato numero, sì. Oh, ecco, vabbè. Povera donna, che... Fermo. Non fischiare. Forse è quello lì. Voglio richiamare quello di prima dell'ho uccisa, almeno c'era, era in casa, eh? Facciamo il maresciallo Bamburi. Io voglio il maresciallo Bamburi. Sì. Oddio, ho sbagliato numero. Angulo, proprio sull'ultima cifra. Mi è scivolato il dito, eh? Ai. Ecco, sì. Poi, tin. Ecco, vai. Tin. Maresciallo Bamburi, sì. Certo. Sì, certo. Sì. Pronto, sono il maresciallo Bamburi della squadra immobile. Voi avete, se non sbaglio, segnalato delle telefonate che vi sono pervenute? Pronto? Non sento bene. Avete segnalato delle telefonate che vi sono pervenute, telefonate diciamo di tipo scherzoso, di tipo allarmistico? Pronto? No, non abbiamo ricevuto niente. No, voi niente avete ricevuto? No. Sicuro? Sicurissimi. Sicurissimi, eh? Perché? Perché qui risulterebbe che voi aveste ricevuto telefonate da un signore che diceva l'ho uccisa. Ma stiamo scherzando? Non è lei? No, assolutamente. Sicuro? Perché qui pare che insomma allora è stato lei. Come? Allora è stato lei a ucciderla. Cioè è stato lei che ha chiamato, perché qui o ha chiamato lei o è stato raggiunto dalla telefonata in cui uno diceva l'ho uccisa, sono disperato, l'ho uccisa.
Allora? No, assolutamente. Allora, lei non ha ricevuto questa telefonata? No, allora è partita da casa sua questa telefonata. No, e allora, evidentemente, lei mi dica, chi ha ucciso? Sto scherzando. Chi avrebbe ucciso? No, me lo dica. Ah. Scusi, chi è lei? Io sono il maresciallo Bamburio della squadra Immobile. E quindi io a questo punto voglio sapere chi ha ucciso lei, allora. Guardi, che io non ho ucciso nessuno. Lei confessi. No, se l'ha fatto, confessi. Ascolti, se confessa, ha problemi... Se confessa, forse qualche attenuante gliela danno. Sì, se ha dei problemi venga a casa direttamente. Ah, io certo. Non la conosco e assolutamente... Io ho il problema di due polsi a cui stringere le manette. Sì, va bene. E poi un altro problema grosso, che essendo una squadra Immobile non mi posso... Arrivederci. Ma quindi se non viene lei da me io come faccio? Ah, non era questo, non era lui, non era, non era questo, aspetta. Cercavo di sfruttare la situazione con questo qui, non era lui, era quell'altro. Vediamo un po', perché sai, non posso ricordare bene in quanto non mi restano segnati i numeri che ho fatto. No, questo no, in questo caso no. Una volta quando usavo gli elenchi di carta, sì, mi segnavo. Forse è questo. Questo. Forse. Pronto? Pronto? Sì, sono il maresciallo Bamburio della squadra Immobile. Siete voi che avete segnalato delle telefonate strane? Sì. Ah, beh, la telefonata di una persona che diceva? L'ho ucciso qualcosa. Ho ucciso, esatto così diceva. Ma chi aveva ucciso questa persona? Lei? L'ho ucciso. Lei se l'è fatto dire chi aveva ucciso? No, non diceva niente, diceva sempre così e basta. Perché non le poteva chiedere chi ha ucciso? No? Glielo dicevo ma non rispondeva. Glielo diceva? Sì. O da dove chiamava questo qua? Perché noi non siamo riusciti a rintracciare la telefonata da dove è partita. Allora le dico una cosa, se dovesse richiamare per un caso, può darsi che sia uno scherzo, vabbè, se dovesse richiamare lo tenga in linea il più possibile. Sì. In modo che noi possiamo rintracciare da dove viene la telefonata. No, eventualmente, se dovesse richiamare, sì. Se non ci sono io, c'è mia moglie, la faccio chiamare dal cellulare. Sì, sì, no, ma guardi, non mi deve chiamare. Io in questo momento ho delle cose che riguardano le linee esterne, no, e quindi capito. Io devo praticamente sorvegliare le linee. Quindi sarò io, casomai, a richiamare. In va ogni bene. Caso, se lei me lo tiene in linea, io faccio il caso che lo becchi anche sul fatto, capito? Va bene. Se è della zona, va bene? D'accordissimo. La ringrazio, buongiorno. Niente, ci mancherebbe. Buongiorno. Ma che bravo cittadino, collabora subito. Vediamo come collabora, perché di solito quando si dimostrano molto collaborativi, poi alla fine riattaccano o non collaborano come dovrebbero. Questo è il cittadino italiano, è vero? E poi questo è il cittadino italiano che testimonia il falso, perché lui non ha mai chiesto chi ha ucciso o da dove, ma lui non mi rispondeva. Sentite come falsificano la realtà, la verità? Lui non mi ha mai chiesto chi aveva ucciso, no, io dicevo, anzi, io sono stato anche piuttosto infamato dalla signora che me l'ha detto di cotta e di crude, per questo richiamo, l'ho uccisa, vediamo se collabora veramente questo cittadino modello. O Budello, modello. Pronto? Io l'ho uccisa! L'ho uccisa! Ma chi hai ucciso? La mia pecora. Allora fancuffia allora, tu e la tua pecora. Senti un pochino. Si metteva guarda. Sempre a pecorina con gli altri. E io volevo fare l'amore io solamente con lei. E invece senti. Lei faceva l'amore con tutti faceva l'amore la mia pecora. Ma io l'ho uccisa perché l'ho uccisa? Non dovevo, l'amavo. In fondo l'amavo, anche se si metteva a pecorina. Con tutti quanti, si metteva la mia pecorella, si metteva a pecorina. Non è possibile. Senti, ma ti sembrano scherzi da fare questi? Ti sei caccata sotto nel culo? Eh beh, certo. Pulisciti la merda. Ah, ciao. Come sei bravo però. Ciao, ma certe bello. Cose non si fanno. Siccome io ero stronzo e dovevo andare a cagare, a quanto pare a cagare ci sei andata tu e gli stronzi l'hai fatti senti tu. Pochino, e quindi ma... io ti saluto perché mi stai sul cazzo. Oh, l'abbiamo eliminata. Hai visto? Tutto torna. Io dovevo andare a cagare, io ero uno stronzo. Sì, certo, intanto si è cagata addosso lei, lo stronzo l'ha fatto lei. Zan zan. Che sono soddisfazioni. Dite la verità, anche poter riagganciare io, eh? Ah, che bello! Poter riagganciare è bello, essere io, perché io di solito ho sempre bisogno che gli altri restino in linea e che non riagganciano troppo presto, se no, eh?
E invece questa, queste certe volte mi levo io la soddisfazione. Ah, ne dico due, feticista dell'ultima parola, e poi via. Si va, si passa ad altro. Oh, ecco fatto. Io aspettavo quella domanda. Chi ha ucciso? La mia gallina. Sì, no, la mia gallina è sempre stata la mia gallina. Ma da quelle parti viene uccisa la pecora. Che poi si mette a pecorina. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi che faccia? È di natura. È così. Sono andato da un altro tizio o tizia, altre persone. Vediamo, insomma, ci sono cascati come allocchi a maresciallo Vamburio, sì, no, per dire, poi dopo anche cercava di sapere da dove chiamava e chi avevo ucciso. Esattamente le domande che il maresciallo Vamburio aveva suggerito di fare: chi ha ucciso e da dove chiamava. Non l'hanno fatto e hanno preso nel culo, insomma, dovendo ammettere la cacata sotto. Dunque, vabbè, sì, che ci vuoi fare? Sì. E adesso spogliati come sai fare tu. Vai, balza. Sì? Pronto? Signora, io l'ho uccisa. Pronto? L'ho uccisa. Perché l'ho uccisa? Signora, io ho fatto un numero a caso per sentire una voce umana in questo momento, perché io l'ho uccisa. L'amavo tanto, ma l'ho uccisa. Chi parla? Sono un assassino, l'ho uccisa. Uccisa, io l'amavo, ma lei. Oh, tutto va, io? Ma ero in piena tragedia, stavo piangendo, ma come si può troncare così un'emozione? Via, su, forza, andiamo, bisogna chiamare sto io. Che sistema gli eco questo, ma. Ma io l'ho uccisa. Pronto? Signora, perché mi riattacca? Io ho bisogno di parlare con la persona. Sento che lei è buona. Io invece sono cattivo, perché l'ho uccisa, capisce? L'ho uccisa. Io che l'amavo tanto. Ma è un pazzo lei, ma con chi? Ma no, non sono pazzo, ho avuto un momento in cui non ci ho visto più. Lei si strofinava dagli altri, capito? Faceva la lana con gli altri. Ma non ha altro tempo da passare? Ma io l'ho uccisa, no? Capisce? L'ho uccisa! Non ho tempo da perdere con i pazzi, ha capito? Ma io non sono pazzo, sono normale, però l'ho uccisa. Va bene. Ma non gliene importa niente? Non gliene importa proprio niente, allora. Ma perché non si uccide lei, che è un pazzo? No, io non mi uccido. Io non mi uccido, capito? Io ho ucciso lei perché lei mi tradiva. Lei mi tradiva. Andava con gli altri, si metteva a pecorina. Si metteva a pecorina, sa? Con gli altri. Io l'ho vista con un pastore che se la faceva. Davvero? Era tutta, era mia, capisci? Era mia. Io l'amavo. Non ho tempo da perdere, mi dispiace. Che devo fare? Mi dica che devo fare. Qualcun altro? Madonna, ma perché non mi chiedi chi ho ucciso? Ma perché non mi dici cosa devo fare? Non chiamo qualcun altro. Tu mi dici chiama qualcun altro e io gli chiamo te. Capito, mi hai? Sai che non parlano troppo sardo questi sardi? No. Parlo più sardo io. Vero? Parlano troppo sardo questi sardi. Vabbè. A me piace quelli che parlano proprio così. Pronto? Signora, guardi, io per l'ultima volta glielo dico, la prego in ginocchio, mi dica cosa devo fare, io me la mangio, Ma che cosa? La mia pecora, io ho ucciso la mia pecora, davvero? Io facevo sempre l'amore con lei. Davvero? È una cosa meravigliosa. Se la mangi, che conviene. E lei andava con gli altri, si metteva a pecorina, davvero, con gli altri, capito? Col pastore, l'ho vista col pastore. Io non sono un pastore, ma c'avevo la mia pecora, perché era la mia amante, la mia ragazza, la mia fidanzata. Ne ho fatto un numero ma a caso. Chi è? Ho fatto un numero a caso per poter trovare un qualcuno che mi capisse, che mi desse un conforto, un consiglio. Cosa devo fare? La devo mangiare. Ora è lì sul tavolo. Poverina, non si muove più. E io vorrei tanto fare l'amore con lei. Mi sente? Mm.
Con lei chi? Con lei, signora, proprio con lei vorrei fare l'amore, visto che la pecora è morta. Io faccio l'amore con lei. È possibile? Peccato che io non sono di quelle disponibili. No? Non rompo, no, proprio senta, no. Signora, grazie a Dio c'ho un marito. Ma io, che mi cosa, basta. Ma chi se ne frega? Cappone che non sei altro. Provi a fare beh. Ma che lo so io, perché vabbè, andiamo da un'altra ancora, va? Non ha voluto mettersi in posizione la signora, ma poi è spelacchiata così. Mi piacciono la nose, mi piacciono, la nose, molto la nose. Ecco, vai. Tocco. Mi piacciono la nose. Magari la signora aveva solo pochi peli. Poi, insomma. Purtroppo troviamo anche case vuote. E quindi? Vai, aspetta, eh. Oh. Ecco, va. Sì. Che tu ce la fai? Voglio fare l'amore con lei. Ma se la pecora è morta, chi volevo fare? Ma questo non lo dovevi dire. Questa non me la dovevi dire. Questa è una parolaccia, eh? No, io le parolacce nel mio programma non le ammetto, eh? Sia ben chiaro, eh? Ho fatto una scelta, nel mio programma niente parolacce. Ecco. Infostrada. Io come parola mi sembra di molto zozza. Infuiato. Ma che lo so io. La trovo molto lubrica. Molto lubrica. Ma guarda un po'. Ma te guarda. È difficile trovare qualcuno in questo posto. Però quando li trovi, eh? Sì. Dai da ri da da da. La ra ri da ra ra. La ri da ri ri da. La mia pecorella, poverina, perché? Perché sei morta? Beh, ma è incredibile. Sono spariti tutti. Sono tutti spariti. Tutti sono spariti in questo posto. Ma con quante persone avrò parlato? Poche, eh? Poche, veramente poche. Però, insomma, sì, qualcosa si è fatto, sì, ma tutto il resto... Niente. Fuori. Fare che? A pascolare le pecore. Ellie, ora è morta. Ora è morta, capisce? È morta, io l'ho uccisa. Chi parla? Signora, mi aiuti. Ho bisogno di una voce amica, perché io ho fatto un numero per parlare con qualcuno, perché io l'ho uccisa. L'amavo tanto, ma l'ho uccisa. Ma chi parla, scusi? Io non capisco. Io sono... Sì, no, non importa che lei, non lo voglio sapere, signora. Io voglio solamente sfogarmi. Sì, mi dica. L'ho uccisa e ora è lì, non si muove più. Io lo amavo, ma lei mi tradiva. L'ho uccisa, capisce? L'ho uccisa, non volevo. Ma è stato un attimo. L'ho uccisa, signora. Sì, questo ho capito. Però lei, in questo momento... Oh. Signora, non se la prenda, sono io il colpevole, sono io il cattivo. Signora? Sì, capisco quello che mi sta dicendo, ma forse se fossi vicina a lei potrei darle un aiuto, ma io sono lontana. Sì, non è vero che è lontana. Siamo più vicini di quanto lei non pensi, perché io l'ho uccisa, ma non sono cattivo, ma in un attimo ho rovinato tutta la mia vita, perché io l'amavo, sa? Io l'ho uccisa lei. Come si chiamava? Lei? Sì. Bianchina. Sì. Ho capito. Era la mia pecora preferita. Ho capito, sì. Era la mia pecora, io ci facevo sempre l'amore, capisce? Sempre l'amore. Sì, sì. Ho capito. Lei? Si rivolga ai carabinieri, che forse la potranno aiutare, magari la potranno indirizzare a un bravo medico,
Che le potrò, lo potrò aiutare sicuramente. Ma i carabinieri cosa possono fare? Cosa possono fare? Non me la possono restituire. Restituire in vita. Lei andava con gli altri, sa? Si metteva. Io l'ho trovata con un pastore che se la stava facendo. Ma guarda un po' che combinazione. Lei stava a posizione di pecorina, sa? Signora, se sapesse, Ora come fa? Seghe. L'ho uccisa. No, non l'ho uccisa più. No, e poi non. Vai, ucciderei una pecora, nemmeno una gallina. Ma cosa vuoi ammazzi? Voglio dire, no? Amo troppo gli animali, non come quel signore che l'aveva uccisa perché la trombava prima, cioè non li amo fino a quel punto, non fino al punto di trombarli, no, a meno che le donne non siano considerate animali, ma non credo proprio, no? Casomai dei belli animali umani, vero? Beh, restiamo nella bella Sardegna e a ruota libera, divertiamoci, cari amici del vostro caro dolce amaro, amato, odiato, umano e disumano, amico G, divertiamoci, se possiamo, vediamo se troviamo qualcuno in casa, perché la prima parte, insomma, senti che ti devo dire, poca gente, ma insomma, vediamo adesso, quella poca gente però ha risposto come doveva, qualcuno ha boccato veramente come un tordo, chi è che ha boccato? Non lo so, poveri tonni e le tonnare, poveri tordi, o cacciatori, quindi fra tutti. Ecco, vedete com'è la faccenda? Io chiamo e questi non rispondono. Ecco, vabbè, ho trovato una fabbrica di zanzariere. Come si deve dire? Una fabbrica di zanzariere, sì, perché? Ah beh, perché non lo so, perché la fabbrica di zanzariere esisterà, perché ci sono le zanzariere, ci saranno anche le fabbriche di zanzariere. E adesso vediamo se la fabbrica, naturalmente se c'è qualcuno in fabbrica, se è aperta e insomma, chi si dice la fabbrica di zanzariere? Non lo so. Pronto? Pronto? Non sento. Pronto, mi sente? Lontano. Sono il signor Zanzara. Che? Mi sente? Ma è la fabbrica di zanzariere? Sì. Guardi, sono incazzato nero, ha capito? Se voi non la smettete io vi faccio chiudere, ha capito? Sono rimasto impigliato, ha capito? Capito, mia? Sì, non ho capito, chi è lei? No, io sono il signor Zanzara, capito? E lei non deve permettersi di continuare a fare questa attività contro di me e contro quelli come me. Ha capito? Ma sta scherzando? Io sono un tipo molto pungente, stia attento. Chiaro, eh? Sì, ma chi è lei, scusa? Io sono il signor Zanzara e voi la dovete smettere assolutamente di fabbricare zanzariere. Convertite la ditta in altro settore. Chiaro? Oh. Ma è uno scherzo. Uno scherzo me l'avete fatto voi, non certo io. Io scherzi non ne faccio, io vivo, faccio la mia vita, qua e là, faccio le mie cose, no? Come sempre. E voi no? No, non bastavano gli insetticidi, anche le zanzariere. Ma io vi faccio chiudere, ha capito? Vi faccio chiudere. Oh. Sì, Zanzara, non sapevo proprio che fare. Improvvisamente, mentre dovevo rispondere a questo signore, mi è venuta l'ispirazione. Vabbè, d'accordo, ok. Vai. Sì, l'ho richiamato, sì. La pungo. Lo pungo. Sì. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono la moglie del signor Zanzara. Senta, io non ne posso più. Ma come si è Zanzara? Cazzo di nome. Perché non ne poteva più la moglie? Non me l'ha fatto dire, bisogna ricamarlo. Perché non ne poteva più, poi era donna. No, io me le penso e me le rido prima, no? Poi dopo non posso ridere, allora che ci posso fare? Perché poi stavo per rifare Zanzara, improvvisamente mi è venuto proprio.
Senta, voi avete... il mio marito è rimasto con l'uccello impigliato nella zanzariera, non si può più trombare. Senta, io sono un po'... Non è possibile, calmo, però... Qui, capisci? Ma a un certo punto le dico che mi ha preso tutto i coglioni, abbia pazienza. Ma come i coglioni? Guarda... L'uccello del signor Zanzara è rimasto nella zanzariera e la moglie non può più trombare. Ah, gli ha rotto i coglioni. Però è troppo calmo il tipo, Molto calmo, calmissimo direi, calmerrimo. Anche quando gli ho rotto i coglioni. Ho capito. È occupato perché ha staccato. Vabbè, andiamo dagli autoricambi. Ma sì, ma perché no? Why not? Ecco, vai, su, ecco. Ecco qua, vai. E vai. Già. E che gli dico agli autoricambi? Cioè, vabbè, aspetta. Ma qui c'è nessuno, alle zanzariere c'era gente, all'autoricambio non c'è nessuno. Peccato, mi era venuta un'idea, mi fa tempo. Ecco, vabbè, sì, vabbè, non importa, non c'è nessuno. L'idea la teniamo per un'altra volta, anzi, l'ho già dimenticata. E quindi andiamo avanti, così come comanda il vento, il cuore... E muta d'accento e di pensier. La donna immobile. Ma la donna immobile. Vediamo, però qui sembra che. Oh, c'è gente solamente nelle fabbriche di zanzariere. Ma te dimmi. Pronto? Pronto signor Assaiu. Come? È la signora Assaiu. A chi sta cercando? La signora Assaiu. No, a chi Assaiu sta cercando? Assaiu, scusi, ho detto male. Noi sappiamo la sega. Pronto, signora Assaiu? Senta, Anna. Ascolti, la signora Assaiu, Anna, è deceduta. Io sono la figlia, chi è lei? La figlia, Assaiu, anche lei? No, io sono Ezio. Ho capito. Quindi bisogna, come dire, cambiare, no? Cioè, ma lei, scusi, che cosa vuole? Senta, io normalmente voglio la toppa. Cosa vuole? La toppa. E che cos'è? La ficca. Ma se vada a fanculo, va. Che cos'è? Che cosa vuole? Io ho detto che cosa volevo, scusa. Io di solito quello voglio, cioè che altro? Aspetta, bisogna chiamarla perché non è solo quello che volevo. Sì, no, forse sono stato limitativo nell'esporre i miei desideri. No. Oh, anche il cullu. Anche su cullu. Niente. Vabbè, casomai mandate il messaggio. Sì. Beh, su, vai. Bisogna andare via. Via, andare a qualche altra parte. Che insomma, da quelle parti la topa non la sanno la topa, noi sappiamo la topa, loro non la sanno la topa, sì, la topa, taupe, the taupe, come the taupe, the mouse, the... allora, female mouse. Ma vabbè, andiamo a quest'altro. Via, su. Forza, dai. Sì. Mauser. Mauser, cos'è? Un'arma. Una pistola. Una Mauser. Basta, su. Su per Benino, su. Basta con la topa, sempre a pensare alla topa. Pronto? Senta, signora, vorrei la sgnacchera. Vorrei la sgnacchera, è possibile averla? Signora? Sì? Senta, io vorrei la sgnacchera. La? Sgnacchera. E che cos'è? Signora, mi hanno detto che lei ce l'ha. Io ho preso questo numero, mi hanno detto telefono a questa signora perché lei c'ha la sgnacchera. Lei ha la sgnacchera, signora? No, non ce l'ho. Non c'ha la sgnacchera.
Ma è strano che non abbia la sgnacca la signora. Lei come? Don... Dovrebbe avercela, sa? Guardi, è matematicamente sicuro. Va bene, faccia un altro numero. Può ma... darsi che la trovi. E lei ha capito di che cosa sto parlando? Si vede che quando si è messa a ridere ha capito. Ha capito. La sgnacca. Mi piace chiedere la sgnacca alle donne. Ora, le chiedo ancora. La chiedo ancora un'altra. La sgnacca. Beh, la sgnacca internazionale. Non internazionale, insomma, si fa per dire. È puro... gaelico, sì, ora gaelico, dai. Ma come gaelico? Addirittura, eh? Sì, sì, sì. Oh, yes. Pronto? Pronto, signora. Buongiorno. Sono un amico di Erasmo. Signora? Pronto? Chi sì? Parla? Sono un amico di Erasmo. E lei mi dica chi è? No, Erasmo mi ha detto che se appunto chiedevo a lei, lei poteva procurarmi un po' di sgnacchera. Come? Un po' di sgnacchera, mi ha detto Erasmo. Su, telefona è qui, e capito? Signora? Secondo me Erasmo è morto, intanto un nome così non poteva vivere a lungo. E poi non so, forse la signora non ha capito, ma è chiaro che la sgnacchera. Io voglio andare avanti alla sgnacchera, mi piace sta sgnacchera, mi è sempre piaciuta la sgnacchera. Come mai, ragazzi, oddio mio, la sgnacchera. Mi piace. Piace il suono di questa parola, la sgnacchera. Con tutte queste consonanti all'inizio, S, G, N, sgnacchera. Forse sono molte, molte consonanti e pochissime vocali. Tre vocali, tutto il resto sono consonanti. A e A. Tre vocali. Sì, sì, sì. E con questo, ma chi se ne frega, lo voglio dire... anche ma ci sono cioè parole diciamo tipo cihala per esempio, anche quella ha tre vocali i a a sì, ma neanche la c'ha più consonanti fica 2 a 2. Pronto? Signora, buongiorno. Pronto? La signora Gabriella? No. Pronto? Signora? Mi sente? Pronto? Pronto? Non sento niente. Pronto? Non si sente. Oh, mi dispiace. Yes. Ma mi sente adesso? Adesso mi sente? Scusi. Sento una voce molto lontana. Ah sì, ma lei è la signora Gabriella? Sì. Ah bene, senta signora Gabriella, mi hanno dato il suo numero. Mi hanno detto che lei potrebbe fornirmi un bel po' di sgnacchera. Un po' di? Già, aspetti, è difficile, sgnacchera. Sì, è vero. È vero. Ne ha un bel po', signora? Sì, sì. E potrei prenderne almeno un pochino, un cucchiaino, qualcosa? Vengo lì col cucchiaino, insomma, quello che posso... Insomma... Me ne dà un po'? Sì. Guardi che io sono riconoscente, Le dà che si trova bene con me. Ma posso immaginare? Io posso venire tutte le settimane a prendere un po' di sgnacchera. Lei me la dà, io insomma so come fare a farmi ben volere. Quando ma posso... mi sto prendendo in giro. No, quando posso venire per la sgnacchera, signora? Guardi, è molto cara la mia chiacchiera. La sua sgnacchera è molto cara? Ma sì, guardi, sì, non c'è sì, problema, sì. Io ho molti soldi, Va bene. Mi faccia un prezzo, mi dica, io non ho problemi, sa? No, me l'hanno molto caldeggiata la sua sgnacchera, sa? Guardi, sto facendo molta difficoltà per sentire bene cosa dice,
Però capisce bene, e vedo che sta capitalizzando la sgnacchera, eh? Fa bene, signora, fa bene, perché oggi come oggi cosa vuol fare? Una che ha la sgnacchera deve anche farla rendere, no? Senta, signora, siccome mi hanno detto una bella sgnacchera, piuttosto, insomma, ben messa, bella, un po' grassoccio pelosa, senta, posso venire oggi? Dipende, le do un orario in cui c'è come? Anche mio marito, magari, siccome lui parla poco, al suo posto parlo io, però poi... Sì, vediamo, vabbè, un po'. Lui lasciamolo parlare poco, tanto lui non c'entra niente in questo, la sgnacchera deve darla a me, no? Io pago. guardi signora, che lei sta accarezzando il pensiero di potermela dare, la sgnacchera, sa? A pagamento. È vero? Boh. Signora, ma lo dica sinceramente, sono una bagassa. Scusa, non ho capito bene. Meglio che non abbia capito. Volevo dire, allora, oggi alle 17:30 posso venire a ritirare la mia sgnacchera? Sì, venga. C'è suo marito alle 17:30? Sì. Allora a che ora non c'è? casca un po' male, perché in questi giorni c'è. Ma cosa, ha fatto il ponte? Come? Ha fatto il ponte in casa? Sì, ha fatto il ponte, se ne immagina? No, invece, io voglio vedere quando lui non c'è. Perché, insomma, allora... Quando è che non c'è? Non lo so, devo un po' vedere, devo un po' sentirlo. Sì, ma lei mi sa dire quando esce di casa, magari va a lavorare suo marito? Sì, certo che va a lavorare, anche io vado a lavorare. Ma guardi, io la faccio smettere di lavorare, sa? Lei deve solo allargare la sgnacchera. Lei mi allarga la sgnacchera, me la agevola e io la faccio smettere di lavorare. Esagerato. Lei guadagnerà godendo, perché lei non sa come sono messo io. Signora, se me lo posso immaginare come è messo lei. Cioè? Da tanto tempo da... come si dice... da perdere, chiacchierando con me, è evidente che è messo bene. Però mi piace molto trombare, signora. Ascolti, per quello penso che debba cercare altrove. Altrove? Sì, ma io altrove. Ma io la sgnacchera l'ho già trovata. Sì, e la mia sgnacchera sarà lei d'ora in avanti. Io pago quello che vuole, non c'è problema. Signora, lei... Ascolta, sì. Adesso per questo momento la chiacchiera è finita. È finita per ora, ma poi quando vengo lì e ti parlo direttamente sulla sgnacchera con la mia bocca, sentirai che suoni meravigliosi, la suonerò come una cornamusa. Attento che non ti suonano io anche al cinema. Guarda che tuo marito queste fantasie non l'ha mai avute. Queste fantasie tuo marito non l'ha mai avute. Che cosa ne sai tu? Ma cosa vuoi? Lui ti monta sopra, ta, come fa con le pecore, no? Guarda. No. Anche se qui siamo in Sardegna. Lo so. Se non lo so io. Non si fa così, eh? Eh? Non si fa così qui. E come si fa? Cioè, tu come lo fai? Cioè, tuo marito c'ha fantasia. Ha fantasia tuo marito? Ha fantasia? Non credo. Credo che siano affari tuoi. Allora non ce l'ha, ho capito. Lui arriva lì e zin, dice tanto, già fatto. E te non riesci mai nemmeno a godere. Tu non godi. È vero. Io devo cucinare. Allora senti, facciamo così. Io appena posso vengo lì e tu mi favorisci la sgnacchera, va bene? Pronto? Sì, sono sempre qui, eh. Bene, allora tu sei sempre lì, io arrivo, ti sgnacchero bene, poi vado via, ti lascio i soldi. Dimmi quanto vuoi. Stai attendo perché trovi pane per i tuoi denti. Tu trovi pene per la tua passera sgnacchera. Vabbè, dai. Capito, mi hai? Devo chiudere. Va bene, chiudila per il momento, la riaprirai quando arrivo io. Ciao, cara sgnacchera mia, ci trombiamo presto.
salutami tuo marito. Vabbè. Visto che siamo in primavera, sa come quella canzone di Cocciante, e lui sa il nostro cervo a primavera. Capito, mi hai? Ti sgnacchero e ti pago. Io ti pago e ti sgnacchero. Ciao, bella. Arrivederci presto. Questa ci sta. Ciao. Ridi. Ridi che ti sdiaccherò tutta. Ma questa qui, ragazzi, era troppo sorridente, era troppo compiaciuta, era troppo contenta. Lei ha accarezzato veramente l'idea di poter mettere a frutto la sgnacchera, diciamo la verità, eh? Sì. Infatti si è opposta molto, molto debolmente, vero? Sì, no, sì. Andiamo a fare un'altra telefonata, la sgnacchera, ragazzi, la sgnacchera. La signora la dà, purtroppo io sono qua, lei è là. È anche simpatica la sua risata, per cui magari non sarà stata bellissima, ma forse chissà, forse. Cos'è? Dov'è? Oh, sgnaccherona mia, la. Purtroppo, anche qui, ragazzi, si va avanti, si lavora e si fatica per la sgnacchera antica. Non c'è niente di più antico, oddio. Prima fu fatto l'uomo, poi fu fatta la sgnacchera, perché l'uomo poi... Telecomitar. Ah, basta, guarda, mi hai rotto con gli occhi. Cioè, io, guarda, parto. Quando c'è il prossimo aereo per la Sardegna, vado a prendere la sgnacchera di quella signora. I soldi però li lascio a casa, perché non la voglio pagare, la voglio solo trombare. Il sondazzo, quando c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi porto. Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.